Avete gridato voi, lo Stato ha vinto. Avete detto voi, capito? Lo Stato vince sempre, lo so. La voce che avete appena ascoltato, quella che è quasi rassegnata, dice lo Stato vince sempre, è la voce di un fantasma. O di chi lo è stato per almeno 16 anni. Quelle che state per vedere sono le prime immagini in assoluto del re del cemento, il boss della camorra che con gli affari si era divorato letteralmente l'Italia fino all'Emilia Romagna. Sono le immagini del resto di Michele Zagaria, in un momento in cui non solo nessuno sapeva che faccia avesse, ma su che piano dell'esistenza vivesse, perché letteralmente Zagaria non viveva sul nostro stesso piano, viveva 4 metri sottoterra. Il suo bunker non aveva né entrata né uscita, una tecnologia mai vista. La voce invece che state per ascoltare è quella dell'uomo che capì il suo trucco e riuscì ad arrestarlo. È la voce che dice lo Stato ha vinto e che costringe Michele Zagaria a ripetere lo Stato vince sempre. State a guardare. Allora qua inizia Casal di Principe, diciamo. In realtà non credo, perché il ponte dopo c'è proprio quella la scritta famosa Casal di Principe, il cartello, diciamo, di l'ingresso di Casal di Principe. Qua queste sono zone di mafia, diciamo, in cui il clan ha controllato il territorio in maniera penetrante. Cioè, dietro allo stadio noi facemmo degli scavi per l'interramento di rifiuti tossici, quindi tutta una zona. La percentuale precisa non lo so, ma lo denuncia spesso il sindaco attuale. Ma più del 50% delle case di Casal di Principe sono abusive, quindi è tutto completamente gestito in maniera illegale dal clan, certo. Ovviamente. Cioè qua non si faceva nulla se non lo diceva il clan. Cioè noi nel momento in cui arrivavamo qua, io spesso durante i periodi in cui seguivo la cattura di Zagaria venivamo seguiti, si vedeva nitidamente, cioè, dottore ci stanno seguendo, a me mi avvisavano, cioè, dottore ci stanno seguendo, vabbè. Michele Zagaria era il capo del clan dei Casalesi, o meglio era il vertice della cupola mafiosa, e quindi era indisturbato, sostanzialmente capace di gestire le attività economiche e aiutato anche dai fratelli, che loro qui hanno gestito il calcestruzzo, di inserirsi nel grande affare dei rifiuti e quindi di fare tanti soldi anche con l'emergenza rifiuti in Campania. Era una persona ricca, quindi potente, e aveva anche questa sorta di invincibilità legata al fatto di essere latitante ormai da 16 anni. Ma lui nasce come gran parte dei criminali da queste parti, come una persona che fa la gavetta, e fare la gavetta nel clan dei Casalesi significa anche macchiarsi di omicidi. Poi fa carriera e propende per le attività economiche. E qui c'era la telecamera. Era una base proprio con la telecamera, una micro telecamera che ovviamente non era visibile, e lì c'era un portone di ferro enorme che dava poi accesso alla struttura. Vabbè, io ovviamente non chiusi occhio perché avevamo preparato tutto fino a tardi. Dovevamo essere pronti ad affrontare qualsiasi emergenza. Considerate che qui c'era un cortile di accesso e poi a metà di questa area iniziava l'edificio. Considerate che noi il bunker non sapevamo ovviamente come era fatto. A un certo punto ricordo che mi chiamano da Casapesenna, mi chiamano da qui e mi dicono che hanno
individuato un'anomalia significativa che era rappresentata da un muro di uno spessore non congruo rispetto alla struttura e che presentava una fessura particolare, anomala, che si trovava alla fine dove c'è quest'albero in questo momento, che era il vano lavanderia. Ricevetti la telefonata del dirigente della polizia che mi comunicò più o meno testualmente queste parole. Dice: dottore, è lui, siamo in contatto. A posto, Michele. Buongiorno, Michele. Immaginate che noi avevamo staccato l'energia elettrica, cominciato a bucare, perché qua dove c'era la cucina noi cominciammo a fare una prima perforazione con quella trivella e quindi lui evidentemente in questo bunker senza aria, perché la mancanza di energia aveva staccato anche il ricircolo dell'aria, senza luce, con questo rimbombo importante, evidentemente dovette temere di fare una brutta fine, la fine del topo. Lo sa perfettamente anche Michele Zagaria che se resti senza aria fai la fine del topo. E in un bunker 4 metri sottoterra è esattamente quello che hanno fatto Catello Maresca e gli uomini della polizia. Gli hanno tolto l'aria. Quando sente la pompa che gli porta l'ossigeno spegnersi e dopo qualche minuto inizia ad annaspare, Zagaria capisce che è in trappola. Ma la domanda che si pone è: chi lo ha messo in trappola? La polizia o un clan rivale? È per questo che le prime parole, quando finalmente il bunker si apre, sono ben scandite. Zagaria, siamo la polizia, è finita. E pensate, qua c'erano centinaia di poliziotti, di operatori, molti diciamo con quell'atteggiamento anche soddisfatto di chi finalmente, gente che ha fatto notti, che ha abbandonato famiglie, per raggiungere l'obiettivo. Sono appena passate le 12, pochi minuti, poche domande. Quasi subito Zagaria conferma la sua identità. A quel punto gli agenti irrompono nel bunker e lo arrestano. Intorno si è formata un'enorme folla di curiosi. Casa Besenna è blindata. Dall'alba 460 poliziotti hanno chiuso tutte le strade d'accesso al paese. Appena uscito dal bunker, Zagaria si sente male. Sul posto interviene anche un'ambulanza del 118. Io avevo sognato per tanto tempo quel momento. Ma come spesso accade in questi fatti, non mi ero preparato, diciamo, su che cosa dire. Ho seguito direttamente le attività negli ultimi 3 anni e era diventata quasi un'ossessione, perché eravamo profondamente concentrati per raggiungere questo obiettivo, che rappresentava nella lotta al clan dei Casalesi un passaggio fondamentale, perché il capo che riusciva a sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria e della polizia, ogni giorno accresceva la mitologia criminale della sua figura sul territorio. Lui aveva elaborato un sistema di cablaggio di tutto il paese, con centinaia di chilometri di filo che aveva passato anche sfruttando le canaline della pubblica illuminazione e che gli consentiva di parlare con un citofono sostanzialmente con gli affiliati e in alcuni punti di ascolto che poi abbiamo individuato. Quindi lui era sul territorio, faceva sentire la sua presenza e la sua prepotenza criminale e così accresceva anche il potere del clan. In quel momento invece lui rispose con una frase che mi è rimasta anche questa impressa. È finita tu. E se te lo vanno bello pensare. Aspetta, è pure lui. Avete gridato voi, lo stato a vincere. Eh? Avete gridato voi. Capito? Lo stato vince sempre, lo so. E per me questo è stato un grande riconoscimento, un riconoscimento al lavoro che abbiamo svolto, ai grandi e tanti sacrifici che avevamo fatto
noi magistrati, i tanti poliziotti, carabinieri, finanzieri. Sembra una vittoria per tutti, ed in realtà lo è, ma le vittorie si sanno un prezzo. Il conto per l'arresto di Michele Zagaria lo pagano gli investigatori tutti quanti, ma lo paga anche Catello Maresca. Per capire però bisogna scendere dall'auto e prenderci un caffè proprio a Casa Pesenna, proprio nel cuore del regno di Michele Zagaria. Quando entro in un bar insieme a Maresca e all'improvviso tutti diventano muti. È allora che capisci. Che già ci avranno notato tutti quanti. No? Buongiorno, buongiorno. Per esempio questo ponte, questo è il ponte di Casa Pesenna, lo chiamano, che è una via di accesso a Casa Pesenna, sono due, e qua su questo ponte loro c'erano una vedetta. Per cui noi, per entrare a Casa Pesenna, eravamo sempre controllati da qualcuno. L'unico punto d'accesso. Sì, l'unico punto d'accesso. La sintesi di essere orgogliosamente un uomo delle istituzioni e di aver scelto consapevolmente questo lavoro e di farlo nel nome di Falcone e Borsellino, che per la mia generazione rappresentano, hanno rappresentato e rappresenteranno i modelli e gli esempi da seguire, quelli che proviamo a dare ai nostri figli, ai ragazzi che oggi scelgono di fare i poliziotti, i carabinieri, i magistrati. E quindi non è una comparazione diciamo che noi abbiamo mai, che io personalmente ho mai considerato, ho solo immaginato e sperato anche di fare questo mestiere, di farlo così come poi la storia ha permesso di svilupparla su questo territorio, provando a portare legalità e giustizia, poi nella speranza anche che questo serva per le giovani generazioni per non commettere gli stessi errori del passato. Il tuo rapporto con gli uomini della scorta come va? È un rapporto ormai familiare. In certi periodi ho passato più tempo con loro che con la mia famiglia. Hanno imparato i miei familiari, i miei figli, a considerarli uomini di famiglia ormai, e abbiamo passato compleanni, festività insieme, gioie, dolori, preoccupazioni di tutti i tipi. Ora è un momento, diciamo, fortunatamente tranquillo, ma ne abbiamo affrontate tante insieme e mi hanno sopportato, li ho sopportati, e sono persone straordinarie, anche loro di una umanità e di una professionalità davvero esemplari. Michele Zagaria è stato condannato per la prima volta all'ergastolo nel maxi processo Spartacus. Oggi si trova in carcere, in regime di 41 bis.